Buongiorno a tutti, io sono Luca Carollo e mi occupo dell'assistenza tecnica in Technogel. Oggi presenteremo l'Easymode System, il nostro sistema da stampi Technogel, un sistema completo che permette a partire da un modello di realizzare stampi di alta qualità in modo rapido ed efficiente. Easymode System è un sistema estremamente versatile. Può infatti essere utilizzato per la costruzione di stampi di diverse dimensioni, da qualche decina di centimetri a diversi metri. È ampiamente utilizzato nel settore della nautica, dove viene utilizzato per la produzione di imbarcazioni di piccola taglia, a partire dai kayak, fino a barche di medie e grandi dimensioni. Non è naturalmente l'unico modo per la produzione di uno stampo. Uno stampo può essere prodotto tranquillamente e con ottima fattura, partendo da prodotti tradizionali. Perché allora noi vogliamo proporvi il nostro sistema? Andiamo a vedere i vantaggi principali. I vantaggi principali di questo sistema sono innanzitutto i tempi di lavorazione. Tempi di lavorazione che sono estremamente ridotti, data la possibilità di lavorare fino a 15-20 strati bagnato su bagnato di resina, a partire dai 2-3 strati bagnato su bagnato del sistema tradizionale. Si può stendere fino a 15-20 strati bagnato su bagnato senza surriscaldamento del pezzo e con un'esotermia estremamente limitata, circa un centinaio di gradi. Questo naturalmente significa tempi di lavorazione molto ridotti. Inoltre abbiamo un'eccellente stabilità dimensionale, perché il ritiro sui grossi spessori è praticamente pari a zero. Si riducono quindi le tensioni strutturali dello stampo e, dato il tipo di formulazione, inoltre si elimina la fase di post-indurimento che, non essendo più necessaria, riduce anche questo notevolmente i tempi di produzione. Quali sono le caratteristiche principali? Innanzitutto il fatto che è pronto uso, perché tutti i componenti, a partire dal gel coat, ma anche passando per lo skin coat, per il barrier coat e soprattutto per la resina da laminazione, sono pronti all'uso, non necessitano di additivazioni particolari. Sono già preaccelerati, sono semplicemente da caratterizzare con perossido standard. Anche l'applicazione è molto semplice, perché la lavorabilità è molto simile a quella di gel coat o di resina da laminazione. Inoltre, l'elevata qualità del prodotto finito, perché lo stampo finito è caratterizzato da un'elevata brillantezza e da un'impronta della fibra quasi impercettibile, fino a essere completamente assente. Poi vedremo a seconda del tipo di fondo che viene utilizzato. Ad esempio, il nostro gel coat da stampi H09 è un ottimo compromesso tra qualità finale e semplicità d'uso. La durata del tempo, inoltre, è garantita grazie alle proprietà meccaniche di tutto il sistema, che consentono un'ottima durata nel tempo anche in caso di utilizzo intensivo. Andiamo a vedere le varie componenti in dettaglio. Il sistema è costituito principalmente da tre componenti: il gel coat, che costituisce lo strato più esterno direttamente a contatto col manufatto. Deve essere il più possibile brillante e privo di difetti, allo stesso tempo però resistere all'usura, alle stampate e ad essere facilmente utilizzabile al bisogno. I prodotti più utilizzati sono due: uno a base isoftalica, l'H09, e uno a base vinilestere nuovo lacca, la nostra serie H13, che si distingue per un'elevata resistenza chimica. Poi abbiamo il fondo, che può essere di due tipi, skin coat oppure barrier coat. Vedremo poi in dettaglio le differenze. È lo strato che serve a isolare e proteggere il corpo dello stampo. Deve avere buone resistenze chimiche, resistenze ai solventi principalmente, prevenire fenomeni di blistering e allo stesso tempo contribuire a una finitura il più possibile omogenea e priva di difetti. Per finire la resina da stampi, che costituisce il corpo principale dello stampo, deve dare struttura, garantendo stabilità dimensionale eccellente e durata nel tempo per tutto il ciclo di vita dello stampo. Possiamo vedere di seguito una semplice stratigrafia, una tipica stratigrafia dello stampo, in cui si vedono le differenze di spessore dei vari strati applicati. Vediamo i vari componenti nel dettaglio. Il gel coat da stampi, serie H09.
si basa su resine poliestere di tipo principalmente isoftalico. È forse il gecko da stampi più venduto in Tecnose, grazie a un eccellente rapporto qualità-prezzo. E le sue principali qualità sono, innanzitutto, la facilità di applicazione, perché si può applicare come un normale gelcoat isoftalico. Questo significa che con le normali accortezze è possibile ottenere una superficie finita priva di microbolle superficiali, semplificando notevolmente la produzione, ad esempio riducendo la necessità di ritocchi. Inoltre ha un'elevata brillantezza superficiale e una tenuta al gloss nella norma, che consente di ottenere pezzi stampati di buona qualità. Un HDT di circa 90 gradi, che unito a buone caratteristiche meccaniche generali, garantiscono una qualità della stampata e la durata nel tempo. Per concludere, quindi, possiamo dire che si tratta di un prodotto di qualità standard, facile da applicare e che aiuta a limitare notevolmente la microporosità, adatto principalmente per applicazioni che richiedono stampate multiple di pezzi medio-grandi. In alternativa, possiamo proporre la serie H13, basata su resine di tipo vinilestere nuvolacca. La sua particolare formulazione conferisce innanzitutto un'ottima resistenza allo stirene per via della formulazione dovuta per via delle resine base che la costituiscono. Inoltre abbiamo un'eccellente tenuta al gloss e un'elevata brillantezza iniziale. Anche dopo numerose stampate si può vedere da un semplice grafico che la tenuta del gloss è praticamente costante. Infine abbiamo un HDT molto elevato, di circa 110 gradi, che conferisce allo stampo elevate caratteristiche meccaniche grazie alle caratteristiche della resina blister di base. Questo permette allo stampo di mantenere le caratteristiche superficiali inalterate nel tempo, evitando l'affiorare dell'impronta della fibra. Tutto questo lo rende adatto a un utilizzo in produzioni intensive, in tutte quelle applicazioni dove è necessaria avere elevata brillantezza ed eccezionale tenuta del gloss, come ad esempio nella produzione di laminati di piccola e media dimensione ed in grosse quantità. Allo stesso però è necessario un po' più di accortezza nell'applicazione, perché in genere comunque i gelcoat vinilestere tendono a dare maggiori effetti di microbolle rispetto ai gelcoat di tipo isoftalico. Passiamo poi al fondo, che come abbiamo visto può essere di due tipi, skin coat oppure barrier coat. Per quanto riguarda lo skin coat, si tratta di una resina che viene laminata come una resina standard, utilizzando generalmente un mat sottile, tipo un mat 225. È composto da resine base di tipo vinilestre modificate, con ottima bagnabilità della fibra di vetro. E per concludere, in questo modo possiamo dire che si ottiene uno strato che per via della natura chimica e del rinforzo di fibra di vetro ha elevate caratteristiche meccaniche. È importante notare che non si tratta di una resina vinilestere tradizionale, ma di una resina vinilestere modificata. Questo permette di ridurre notevolmente il contenuto di stirene, che si attesta intorno a circa il 30%, un 10-12% in meno rispetto alle resine vinilestere da laminazione standard, che di solito contengono un 40-42% di stirene. Perciò, oltre a una ottima bagnabilità della fibra di vetro, in questo caso abbiamo contemporaneamente anche un minor ritiro della resina. Questo fa sì che l'impronta della fibra sia quasi impercettibile, con il risultato di ottenere stampi della superficie estremamente omogenea. Come possibile alternativa possiamo proporre il nostro barrier coat. Si tratta di un prodotto che è applicabile a spruzzo come un gel coat, a spessori leggermente superiori, in circa 900 mm. È basato su resine di tipo Ison EPG, che conferiscono ottima resistenza chimica allo stampo in termini di blistering e di durata,
e garantisce una superficie completamente priva di imperfezioni dovute alla laminazione, come ad esempio l'impronta della fibra. Si nota particolarmente sulle superfici lisce, con effetto a specchio. Di contro però, non contenendo fibra al suo interno, le caratteristiche meccaniche di questo fondo sono leggermente inferiori rispetto a quelle dello skin coat. Andiamo inoltre a vedere le caratteristiche della resina da stampi. Prima di tutto è pronto uso, quindi anche in questo caso non c'è bisogno di utilizzare additivi speciali. La resina va semplicemente catalizzata con perossido standard. Si applica come una resina da laminazione standard, quindi è di uso molto semplice. Si può applicare anche a spruzzo e, pur essendo una resina caricata, bagna estremamente bene la fibra. Si arriva facilmente ad un rapporto resina-vetro 2-2,5 e si può utilizzare anche con mat 600, quando in genere per questo tipo di operazioni si predilige lavorare con mat 450. Anche questo aiuta a raggiungere spessori più elevati in minor tempo. La particolare composizione permette di lavorare fino a 15-20 strati bagnato su bagnato, con esotermia controllata, evitando surriscaldamenti del pezzo, il che, unito all'additivazione speciale di questo prodotto, consente di ottenere un'ottima stabilità dimensionale, con un ritiro praticamente pari a zero. Tutto ciò conferisce ottime caratteristiche meccaniche finali al manufatto, durata e stabilità dimensionale nel tempo. Vediamo insieme un tipico ciclo applicativo di questo sistema. Prima di tutto viene applicato il jackot. Il jackot, che può essere su base ISO o vinilestere, quindi serie H09 o serie H13, e come si vede dalla slide, viene applicato esattamente come un gel coat tradizionale, quindi con uno spessore di circa 500-700 micron, una percentuale di catalisi che va dall'1,5 al 2, ad una temperatura di esercizio consigliata tra i 18 e i 25 gradi centigradi. Si consiglia di aspettare tra le 12 e le 24 ore per una completa polimerazione, prima di andare ad applicare il fondo, che può essere lo skin coat. In questo caso si tratta della resina vinilestre da laminazione, la nostra HN800 TA31, che di solito viene laminata in uno o due strati con matte chopper strand matte a polvere a 225 a 300 grammi, dosando una quantità di catalizzatore tra l'1 e l'1,5 e lavorando a temperature di esercizio tra i 15 e i 25 gradi. Quindi possiamo notare che si tratta di condizioni standard. È una resina che può essere utilizzata tranquillamente come una qualsiasi resina da laminazione. In alternativa possiamo proporre il barrier coat, che viene applicato a spruzzo. E viene applicato a spruzzo come un normale gel coat, però a spessori leggermente più elevati, tra i 900 e i 1000 micron. Anche in questo caso la catalisi è pressoché standard, tra l'1,5 e il 2, e le temperature di esercizio consigliate sono tra i 18 e i 25 gradi. Atteso tra le 12 e le 24 ore, un tempo standard, per la completa polimerizzazione, si può procedere con la resina da stampi. La resina da stampi che costituisce il vero e proprio corpo dello stampo. Può essere applicata per laminazione manuale applicando mat 450 o anche mat 600, arrivando a coprire fino a 15-20 strati bagnato su bagnato. La catalisi è quella di una normale resina da laminazione e anche le temperature di esercizio sono molto simili. Si può notare che l'intero ciclo di lavoro è notevolmente più rapido del ciclo effettuato con resine standard,
dove la parte di costruzione del corpo dello stampo viene fatta applicando circa 2-3 strati di resina al massimo bagnato su bagnato. Quindi possiamo dire che in un paio di giorni di lavoro si può arrivare a ottenere uno stampo di medie dimensioni finito. Per quanto riguarda ulteriori sviluppi, Technogel è costantemente alla ricerca di nuovi prodotti per andare a migliorare ed ampliare la gamma. In particolare, parlando di prodotti da stampi, possiamo presentare la nuova serie di Gelcoat H29. È un eccellente compromesso in termini di costi e prestazioni se confrontato con le serie H09 e H13 tradizionali. Un compromesso eccellente perché? Intanto per la lavorabilità. È paragonabile alla serie H09, quindi con le giuste accortezze si riesce ad ottenere una superficie priva di microbolle superficiali. La brillantezza e la tenuta del gloss sono entrambe elevate. La brillantezza si allinea a quella di un Gelcoat di serie Isoftalica, un H09. Però la tenuta del gloss è eccellente, si avvicina di molto a quella di un Gelcoat Vinylester. Data la sua particolare formulazione, anche questo Gelcoat ha un'elevata resistenza agli solventi in genere, quindi anche allo stirene. Per finire, una breve introduzione a Technogel, la divisione compositi del gruppo Sirka. Sirka nasce nel 73, produce internamente resine base a partire da materie prime come glicoli, anidridi e tutto ciò che comprende il mondo del poliestere. Dalla gestione di quello che era un surplus di produzione, nel 90 nasce Technogel, la divisione compositi, che si distingue fin da subito per la tipologia di prodotti offerti. Mentre Sirka è focalizzata sulle vernici per legno interno, esterno o per usi speciali come ad esempio per la nautica, Technogel si rivolge al mondo dei compositi, quindi con resine formulate per l'eliminazione o altre tecnologie applicative come ad esempio l'RTM, anche certificate Lloyd, ma non solo resine. Technogel produce un'ampia gamma di mastici, di Gelcoat e anche di paste pigmentanti. Nel frattempo, inoltre, entrano a far parte del gruppo altri due marchi, Polystuc, che è focalizzata principalmente sul settore di vernici per il metallo, ed Aqua, che è la nostra linea per il settore dei fai da te. Sirka è un'azienda strutturata, certificata ISO 9001 e recentemente ha ottenuto anche la certificazione ISO 14001 per il sistema integrato ambiente e sicurezza. Attribuisce importanza fondamentale allo sviluppo di prodotti e all'assistenza tecnica, impiegando una percentuale elevata della propria forza lavoro in questi ambiti. Si può dire che su circa 300 dipendenti, 60 tra tecnici e coloristi sono dedicati alla ricerca e sviluppo e controllo qualità e 20 area manager sono dedicati direttamente all'assistenza per i clienti. Il fatturato totale è di circa 125 milioni di euro e la produzione per il settore dei compositi si aggira intorno alle 7.000 tonnellate all'anno. Speriamo che questa breve presentazione sia stata interessante e che sia stato qualche spunto utile nelle informazioni esposte. Siamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione oppure approfondimento. Grazie mille e buona giornata. Bene Luca, grazie. Allora, qualche precisazione e poi ho 2, 3, 4 domande. Okay? Allora, certo. Precisazione relativa sempre al corretto utilizzo dei materiali. Sì. Ok? Quindi hai precisato minimo e massimo, i 15, 25, eccetera. Indicazioni, perché sai benissimo che d'inverno i cantieri o i terzisti che hanno riscaldamento sono prossimi allo zero. Certo. Cosa possiamo suggerire per usare bene il Gelcoat ISO NPG o fare quei 15-20 strati fatti bene? Vuol dire resina, la devo riscaldare, la posso riscaldare, la devo mettere... Come fa? Indicazioni tue. Poi le indicazioni generali le sappiamo tutte, però se hai delle indicazioni aggiuntive per i tuoi prodotti. Beh, le accortezze sono quelle generali.
quindi si cerca sempre di mantenere i prodotti a una temperatura minima intorno ai 15 gradi. Chiaramente sappiamo che tante volte questo non è possibile farlo, però è sempre consigliabile e ci sono diversi accorgimenti per poterlo riuscire a fare. Ad esempio si possono attuare dei sistemi di riscaldamento a bagnomaria piuttosto che adottare delle fasce riscaldanti per i fusti, in maniera tale da riuscire a tenere i prodotti a una temperatura di esercizio minima. Questo perché? Perché noi sappiamo benissimo che i prodotti poliestere sono estremamente sensibili alla temperatura di applicazione. Quindi nel caso ad esempio di un gelcoat ISO NPG o ancora di più un gelcoat vinilestere, nel caso di applicazione a temperature basse, che non vuol dire soltanto temperatura bassa del gelcoat, ma ad esempio può essere anche la temperatura dello stampo, perché io posso anche lavorare con un gelcoat a 20 gradi, però se poi ho lo stampo a 5 gradi, nel momento in cui vado ad applicarlo, chiaramente la temperatura del gelcoat in quel caso crolla rapidamente. Perfetto. Devo andare a cercare di mettermi nelle condizioni più idonee possibili. Chiaramente questo non è sempre possibile farlo, chiaramente ci sono degli accorgimenti, ad esempio parlando di gelcoat si deve cercare di andare ad applicarlo con delle mani, soprattutto all'inizio, il più leggere possibile. Bravissimo, questo volevo, perché non era casuale, anch'io tutti i giorni vivo la realtà del cantiere, mi sono specializzato in materiali, quindi le regole generali valgono per tutto. Ci tenevo a questa precisazione da parte tua, perché cosa succede spesso, e lo sai, arriva il fenomeno di turno e catalizza il 3%, non lo deve fare. Cioè, adesso devo essere abbastanza cattivo, non devono fare i piccoli chimici, cioè gli applicatori molto spesso inventano tutte queste variabili. Allora è importante che, adesso tu hai confermato quali sono i parametri corretti di applicazione, e dobbiamo invitare gli applicatori a chiedere a te, a chiedere al laboratorio, a chiedere a un tecnico, a chiedere a un commerciale, che cosa fare, perché tanto loro al mese di gennaio, a lunedì mattina alle 8, come ho detto prima con la seca, devono lavorare, li dobbiamo aiutare noi, ma non devono decidere loro. Cioè il prodotto la fa Tecnogel e Tecnogel deve dare le indicazioni. Quindi ecco, io ci tenevo a sottolineare questo, soprattutto per i vinilestre, soprattutto per i jackpot, soprattutto perché tu dai un pacchetto di prodotti e ne rispondi, cioè tu dai uno stampo completo. E quindi l'attenersi alle tue indicazioni fa sì che il risultato sia quello atteso e quindi il tuo prodotto poi diventa efficace. Ok, quindi questa era la precisazione della temperatura. Evitiamo di inventarci catalizzatori. Una volta si usava l'LPT, ti ricordi? Per fortuna adesso avevano fatto di tutto negli anni. La prima domanda che ho invece è relativa allo skin coat. Sì. Ma come mai? Perché tu dici una resina vinilestre modificata di una vinilestre pura? Qual è la differenza? Perché la nostra Canon 800 non è una vinilestre pura, è una vinilestre modificata di CPD. Questo a prima vista potrebbe sembrare un difetto, uno svantaggio. Non è una vinilestre pura. Io non la voglio, preferisco una vinilestre pura. In realtà questo è un grosso vantaggio. È un grosso vantaggio perché le resistenze chimiche per quanto riguarda l'utilizzo come skin coat sono comunque eccellenti. Quindi se andiamo a parlare di resistenza al bristling, se andiamo a parlare di resistenza in ambito nautico, le resistenze sono comunque eccellenti e permettono di contro di avere una estrema riduzione del contenuto di stirene. Una riduzione di contenuto di stirene di circa un 10-12% significa una riduzione del ritiro. Quindi noi riusciamo ad avere delle superfici dello stampo molto estremamente omogenee soltanto utilizzando una resina da laminazione normale, cosa che di solito è difficile da ottenere. Uno stampo fatto utilizzando la nostra Canon 800 come skin coat risulta estremamente liscio ed omogeneo proprio perché
il ritiro della resina è estremamente ridotto rispetto a una resina grigliestre normale. Okay. Quindi è una questione di basso ritiro. Perfetto. Esatto. Allora, tu in un lucido hai messo skin coat e barrier coat. Sì. Bene. Perché io scelgo lo skin coat o il barrier coat? Quali sono i criteri di scelta? O l'indicazione che tu dai in funzione delle dimensioni, in funzione di che cosa? Allora, generalmente bisogna dire che al 90% in ambito nautico viene scelto lo skin coat. Viene scelto lo skin coat per un motivo principale, per la maggiore resistenza meccanica. Lo skin coat è fatto da una resina vinilestre laminata con la fibra di vetro, il che permette di ottenere delle resistenze meccaniche particolarmente elevate. Il barrier coat dà un'elevata qualità di finitura superficiale, perché non essendoci il vetro non può esserci neanche lo stampo della fibra, ovviamente. Però di contro le resistenze meccaniche sono inferiori e tenendo conto, come si diceva prima, che la nostra vinilestre, avendo un ritiro più basso rispetto alle vinilestre tradizionali, dà una superficie finita dello stampo comunque di elevata qualità, con uno stampo della fibra quasi impercettibile, possiamo dire che la stragrande maggioranza dei casi si orienta verso lo skin coat. Lo skin coat, okay. Ok. Bene, poi ce n'è ancora una, direi che questa è l'ultima, se non me ne aggiungono altre. Allora, perché il gel coat da stampi più usato è in versione ISO, invece del vinilestre che sembra, abbia delle caratteristiche superiori? Perché il gel coat vinilestre... La tenuta è il gloss soprattutto, no? Perché poi... Certo, il gel coat vinilestre ha una brillantezza e una tenuta di gloss eccezionale, però ha anche un grosso difetto, che è difficile da dare, proprio per i motivi per cui si diceva prima, perché spesso in cantiere non si è nelle condizioni ideali di applicazione e quindi un gel coat di tipo vinilestre, che tende a dare di suo un effetto maggiore di microbolle, diventa un gel coat particolarmente difficile da applicare. Diventa un gel coat particolarmente difficile da applicare. Deve essere applicato con particolari accortezze, deve essere dato in due o preferibilmente meglio tre mani da massimo 200 micron l'una, in maniera tale da lasciare il tempo allo strato di disareare correttamente. Quindi vuol dire riuscire ad aspettare almeno 5, 6, 7, 8 minuti tra una mano e l'altra, e non sempre questo è possibile farlo. Il gel coat serie H09, il nostro gel coat isoftalico, di contro è un compromesso leggermente inferiore per quanto riguarda la tenuta del gloss rispetto al vinilestre, però ha una facilità d'uso estremamente superiore, quindi permette di ottenere delle superfici anche in condizioni non ideali, prive di microbolle e dei difetti tipici del gel coat difficile da applicare. Perfetto. Allora, ti faccio l'ultima domanda mia. Un riferimento del barcol. Sì. Ok, perché di solito non si mette, però quando io vado a fare una perizia, faccio un'ispezione, faccio un controllo, il barcol mi dice tante cose, come quando misuro la febbre. Da lì poi parto a fare un'indagine più approfondita. I valori medi del gel coat? Per questi tipi di gel coat siamo intorno ai 40-45 barcol. Perfetto. Okay. Quindi questo va bene. Resina diamo più o meno gli stessi valori. Sì, esattamente. Okay. Quindi manteniamo la stratifica con gel coat, skin coat o barrier coat e resina da stampi con una media di 40 barcol. Ok, così diamo un riferimento, perché è importante. Ok? D'accordo. Direi che ci siamo, insomma, abbiamo abbastanza chiarito e approfondito il tutto, sei stato esaustivo, io direi che ti ringraziamo. Grazie a voi. È stato un piacere. Ciao, grazie. Buona giornata. Ciao. Grazie.